Giovedì 20 settembre si apre al Rossini il Jazz Club, un evento che accompagnerà tutto l'inverno fino all'11 di aprile. Tutti i giovedì sera un'occasione veramente straordinaria in centro a Faenza per ascoltare della buona musica rimanendo seduti a tavola di una buona cucina. Una tradizione che si rinnova in centro a Faenza. Beh, il Jazz Club che è nato da 15 anni dal connubio con Michele Francesconi, adesso si sposta qui in piazza, c'è molta emozione, una specie di data zero. Dopo 15 anni di collaborazione abbiamo deciso di intraprendere questa strada e ne siamo molto carichi, molto onorati perché Gemmos ospita questo nuovo Jazz Club in piazza Faenza, quindi più centrale di così non si può, e siamo molto fieri di poter proporre una nuova rassegna di 20, più di 20 date, sempre insieme al maestro Francesconi, che è l'anima indiscussa del Jazz Club. Qual è allora il programma di questo Rossini Jazz Club 2018-2019? Il programma mantiene sempre la scuola italiana del jazz, quindi è una cosa che si protrae in quello che abbiamo iniziato, nel nostro percorso che abbiamo iniziato con Michele Francesconi. Ci sarà giusto anche dirlo, l'intermezzo di febbraio con la famosa ormai Festival del Fiato al Brasile, insieme alla scuola Sarti, il maestro D'Antonio, che è il maestro Zalambani, che sono le anime di questo festival, quindi c'è questa contaminazione nel mezzo proprio della rassegna, però del resto si suona prevalentemente, assolutamente, con musicisti del panorama jazzistico italiano, quindi non abbiamo mai fatto curve esterne. Qui si suona dal vivo e in quali serate si suonerà? Tutti i giovedì sera, da qui fino all'11 di aprile. Siamo molto contenti di poter ospitare questo ciclo di concerti e auspichiamo che Rossini Bistrone possa diventare una sorta di salotto dove le persone possono incontrarsi, coniugare l'arte culinaria con l'arte musicale, così anche l'arte pittorica, cioè l'arte a 360 gradi. Cioè, questo locale quindi offre la possibilità di transitare, ecco, nei vari momenti della giornata, così pure anche l'arte. Speriamo, ecco, che la cittadinanza e quindi il legame che comunque Gemmos ha da tanti anni possa consolidarsi, e quindi anche contribuendo ad animare il centro della città con questi avvenimenti che sono, credo, importanti, e speriamo che i cultori della musica, gli appassionati, possano apprezzarlo.